Mariano Gala, inizia una nuova avventura. Il calcio dilettantistico ritorna a Sant'Antioco dopo un periodo buio, un'assenza che ha fatto male agli appassionati di calcio dell'isola. Si riparte con una base giovanile e con un obiettivo però che cresce quest'anno, perché quest'anno l'antiochense parteciperà anche al campionato di seconda categoria. Sì, ci siamo presi un bel impegno. L'abbiamo voluto prendere dopo aver creato i presupposti per avere i ricambi, cioè il settore giovanile, i giovani che crescono devono essere l'elemento proprio fondamentale nella crescita della società. Quindi grande attenzione al settore giovanile e i giovani di Sant'Antioco avranno un riferimento sportivo importante. Come ho detto prima, il calcio che mancava a Sant'Antioco era un po' una ferita che andava sanata, e io da ex atleta, ex allenatore e anche ex presidente del Sant'Antioco Calcio sentivo il dovere morale, sociale, civile di ridare alla città il calcio che è uno degli sport più seguiti. I nostri tifosi mi fermavano per strada per chiedermi questo e io ho dato il mio contributo, il mio impegno, regalando un po' un'estate di sacrifici, però sono soddisfatto di aver dato questo contributo alla società di Sant'Antonio. Si respira un'aria nuova, c'è entusiasmo come è emerso da questa presentazione, ma soprattutto c'è una base di partenza, mi pare importante, perché c'è chi ha già avuto esperienze come Mariano Gala nel calcio e quindi potrà essere, diciamo, in qualche modo spinto a far bene anche evitando gli errori del passato. Certo, e gli errori del passato bisogna che siano veramente maestri e ci diano il senso delle cose. Infatti abbiamo iniziato a portare un calcio pulito, abbiamo chiesto il contributo ai nostri atleti, cioè neanche un rimborso, loro devono giocare per l'amore della maglia, per la propria città, con orgoglio, e noi facciamo i sacrifici per loro più volentieri, perché il calcio dilettantistico deve essere un regalo per la città e deve essere anche un sacrificio per tutti. E quindi abbiamo iniziato noi, abbiamo chiesto ai ragazzi che hanno risposto con entusiasmo. Siamo contenti perché i ragazzi che parteciperanno sono interessanti, il nostro obiettivo è di riportare il calcio e poi, come sempre nello sport, l'auspicio è di poter anche portare il risultato. Risultati che in prospettiva potrebbe essere, io la butto lì, tra qualche anno un campionato di promozione, allora, con le altre squadre maggiori del territorio. Oggi appena nati mi pare un po' presuntuoso parlare di traguardi, però come abbiamo visto oggi, con la rete di imprenditori che può formarsi, con lo staff tecnico di prim'ordine che abbiamo, con Pietro Garau, con Roberto Santamaria, con Cristian Serra, siamo sicuri di lavorare bene per il futuro di Sant'Antioco, per il futuro calcistico. E poi io dico che i risultati arriveranno, non me la sento di dare già degli obiettivi, però sono sicuro che arriveranno.